Lei lavora con le madri, come si può utilizzare con le mamme di bambini autistici la tecnica dello psicodramma? Qual è la finalità? Allora, lo psicodramma è una tecnica molto duttile che si può utilizzare in molti contesti, come sosteneva Moreno, e anche in un contesto così delicato e particolare come quello del lavoro con le madri dei bambini autistici. Nella fattispecie io ho cercato di, attraverso più che delle messe in scena vere e proprie, dei giochi di ruolo, di aiutare le madri in primis a entrare in contatto con se stesse, con le proprie emozioni, e poi interpretando tutti i personaggi del loro atomo sociale, in particolare il figlio, il marito, i parenti, i genitori, a entrare empaticamente in contatto con le loro emozioni. E poi, per quanto riguarda il figlio, attraverso questa modalità molto sottile, vedere il bambino reale, perché si abbandonano, come dire, le sovrastrutture, perché una degli assunti di base dello psicodramma è la spontaneità. Ritornando spontanei, tu abbandoni tantissime sovrastrutture. Poi, in particolare, l'utilizzo della scultura psicodrammatica, che consiste nel costruire una specie di scultura, appunto, utilizzando gli ego ausiliari, cioè gli altri membri del gruppo, di una scena della propria vita. E qui si vede proprio com'è composto, ad esempio, la famiglia, quali sono i rapporti, quali sono le vicinanze, gli invischiamenti, e sulla scultura si può intervenire anche in tempi diversi, si può ristrutturare, e in questo senso veramente le madri hanno anche nel corso del tempo l'opportunità di prendere coscienza, ma anche di correggere alcuni comportamenti profondamente disadattivi. E in questo senso lo psicodramma, secondo me, che sono anche una psicoterapia, in questo senso è veramente una tecnica elettiva.